Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare delle tre fasi del narcisista, perché il narcisista ha tre fasi, diciamo così. Prima però iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video, ma forse il mi piace è meglio se lo mettete all'ultimo perché può anche non piacere, quindi non lo so, stasera dico cose senza senso, quindi lasciamo perdere. Comunque io non sono una psicologa, non mi voglio sostituire a una psicologa, sono qui semplicemente come un'amica e basta, quindi semplice chiacchierata tra amici. Allora, narcisista ha tre fasi, diciamo così. La prima fase è quella che vi adora, diciamo così, come per dire vi fa un sacco di regali. Voi siete praticamente il loro mondo, cioè proprio. Non so come spiegarvi. Tipo, vi riempie di regali, di attenzioni. Cioè, siete. In un certo senso, il narcisista vi considera come una specie di regina intoccabile. Questo per un periodo di tempo. Adesso arriva il difficile, perché secondo la seconda fase del narcisista è la svalutazione, cioè vi rendete conto che quell'uomo, perché di solito è un uomo, una donna narcisista, sì, esiste anche la donna, però di solito è l'uomo, vi rendete conto che il vostro uomo stranamente prima che vi riempiva di attenzioni, di regali, improvvisamente ha cominciato a criticare ogni cosa. Cioè, ogni cosa che voi fate non va mai bene. Niente proprio, niente. E questa è la svalutazione, perché nel frattempo il narcisista sta in un certo senso preparando quella che è l'ultima fase, che è quella dello scarto, cioè vi scarta. Ma non è che vi scarta nel senso come per dire, come parecchie persone, no? Che sono innamorate, prendono e si lasciano. Vi scarta perché lui ha già un'altra preda, cioè lui già si è innamorato di un'altra, ma in realtà il narcisista non prova amore. Cioè ho detto, si è innamorato, però forse non era il termine adatto. E praticamente la terza fase, che è proprio quella così, vi scarta, cioè per una scusa, con una scusa, tipo voi non le andate bene più, no perché avete litigato quella volta, quindi lui se l'è legato al dito e altre cose, quindi alla fine lui con una scusa qualsiasi vi scarta. E attenzione però, perché il narcisista torna, infatti nella prossima puntata vi dirò, vi parlerò del ritorno del narcisista. Quindi per oggi è tutto e ci rivediamo al prossimo video.